Buonasera, bentrovati in questa rubrica Occhi al Cielo. Questa sera ci serve da appoggio per dare alcune informazioni, alcune novità che riguardano il nostro gruppo. Quindi vi avevo parlato di sorprese, la prima c'è già stata, non funzionava l'audio. La seconda è la possibilità. Accelero un po', ma sono costretto dai tempi. Avrei dovuto fare qualcosa di più spettacolare. Eh, da questa sera diamo la possibilità di intervenire in diretta. Eh, sulla, eh, sulla finestra di Astronomiamo c'è il tasto Call per chiamarci, non lo fate adesso ma soltanto quando dirò eh, sono aperte le linee, in pratica ho fatto tutto questo soltanto per poter dire sono aperte le linee perché è una cosa che ho sempre sognato mentre eh, per gli amici di Astra che ci seguono da Astra eh, per questa sera potrete scriverle e poi nel caso se ci sono domande me le eh, porrà Lorenzo, eh, Lorenzo Rota dello staff di, di Astra questa è la prima eh, novità per cercare di essere un po più interattivi e un po più a contatto con, eh, con chi ci segue con gli amici che ci seguono la seconda novità è che eh, ovviamente devo dire che è la la più interessante almeno per noi, è, è questa, è il logo di Astronomiamo che lo, lo conoscete, quindi eh, ormai lo conoscete anche se non avete mai fatto caso che questa A è di troppo, ad esempio perché ci sono due A messe insieme, quindi Astronomiamo, eh, era stato fatto per ragioni stilistiche perché le due lettere si sembravano troppo poche, però eh, diciamo che non è proprio eh, il massimo della grammatica. Comunque Astronomia, lo, lo conoscete, è un, è un sito, è un portale web che è nato, diciamo, è nato a gennaio ma che ha cominciato a, a fare divulgazione realmente dal mese di, di marzo, metà marzo più o meno. Mm, soltanto che nel frattempo è andato avanti, ci siamo accorti di una situazione eh, che... Mm, dell'ambiente in cui si cala un sito che vuole fare divulgazione astronomica perché nel frattempo ci sono anche altri siti che fanno divulgazione astronomica eh, ci sono siti meteo che non azzeccano le previsioni meteo ma che fanno divulgazione astronomica parlando ovviamente soltanto di, di superluna o di altre diciamo cose poco esatte quindi eh, rischiavamo di perderci anche perché eh, nel frattempo siamo riusciti a fare qualcosa di, di diverso nel frattempo siamo stati cercati siamo stati in giro per le piazze abbiamo fatto anche attività che non è prettamente online ma che è sempre di divulgazione astronomica poi eh, diciamo noi tutti quelli del gruppo siamo matti per stare sotto il cielo quindi ci prestiamo molto bene a queste attività abbiamo dovuto fare quindi un passo in più eh, questo passo in più è stato, eh, si è concretizzato proprio in settimana e ha determinato la eh, nascita dell'associazione Astronomiamo. Quindi da, dal 18 settembre Astronomiamo è a tutti gli effetti una associazione culturale. Questo perché? Perché ci consente di fare tante altre cose, ci consente non solo di stare, eh, di essere online di essere, e di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto finora, ma ci consente anche di eh, stare ancora di più a contatto con, eh, con chi ha interesse all'astronomia. Approfittiamo anche del fatto che siamo eh, non territoriali, ma siamo dislocati sul territorio nazionale perché siamo un po' al nord, un po' al centro, un po' al sud e anche alle isole, quindi Possiamo fare eh, qualsiasi cosa, ovviamente, che non sia illecita, e quindi divulgazione astronomica anche dal vivo. E quindi possiamo fare dei corsi, eh, magari affittando sale, possiamo mh, andare nelle scuole, possiamo fare quello che, eh, che è bene per fare quello che ci piace: nel senso, per, fare, per parlare di astronomia e per portarla in giro sempre come piace a noi. Quindi eh, la, nasce l'associazione Astronomiamo, è nata il 18 settembre. E presidente sono io, se non altro perché eh, il sito l'avevo fatto io, quindi diciamo come com non socio anziano, ma almeno per questi tre anni di presidenza me li faccio io. Poi chi, chi è socio potrà votare chi vuole. E vicepresidente è Barbara Mantegazza, segretario è Mauro Di Lorenzo, tesoriere è Roberto Volza. E Revisore dei conti è Paola Marella. Poi ci sono i consiglieri del consiglio direttivo, che sono Elisa Cavalli, Raffaella Ennas, Noemi Fico, Adriano Gabrielli, Gianluca Giacchero, Valentina Marinelli, Fulvio Mete e Claudio Cruciani. È in arte Claudio Strauss, che è il nostro eh, poeta, quindi quello che ci fa vedere l'astronomia sotto altri occhi. Da questo uh, vorremmo poter fare qualcosa in più. Ovviamente eh, è un'associazione aperta a tutti, chi vorrà diventare socio avrà diritti e doveri legati al socio, allo status di socio. Sono cose che potre, potremmo, potreste e potrete vedere accedendo al sito. Eh, adesso vediamo un attimo come, eh, perché abbiamo creato una pagina apposta. Per chi, per chi vuole associarsi: chi vuole associarsi, chi vuole aiutare l'associazione, oppure chi vuole continuare a fare come abbiamo sempre fatto e, e andiamo avanti in questo modo. Quindi ci saranno ovviamente delle attività che continueranno, che sono quelle che abbiamo sempre portato avanti, ci saranno attività che ovviamente faremo in piazza che non ci comportano costi, ci saranno delle attività che magari eh, prevedono dei corsi eh, affittando sale. Allora lì i soci avranno del delle agevolazioni e, e gli altri verseranno quel che serve ovviamente soltanto ad affittare la sala. Nessuno ci guadagnerà perché è un'associazione culturale, è un'associazione che non ha scopo di loro e se facciamo attività commerciale andiamo in galera. Noi sì, ci andiamo, fossimo parlamentari. Eh, quindi questo è, lo, è, è il, diciamo il consiglio direttivo di Astronomiamo che si è rinnovata anche dal punto di vista del logo abbiamo tolto la A, errore grammaticale e quindi adesso stiamo in regola abbiamo eh, scritto associazione in alto il nostro acronimo è AAA associazione astronomiamo e il logo che cosa vuol significare? perché l'abbiamo fatto così? le due A perché ormai sono eh, nostre quindi è quello che ci permette di farci riconoscere e abbiamo voluto rappresentare l'appartenenza di ognuno di noi al, all'universo, quindi il pianeta Terra che vediamo qui raffigurato va a sfumare nell'universo e quindi nel cielo stellato, proprio a simboleggiare l'appartenenza del nostro pianeta a un'entità più grande che è quella dell'universo. Al tempo stesso abbiamo voluto rappresentare quella che è la divulgazione, quindi la divulgazione astronomica è quella che facciamo noi, quindi abbiamo eh, rappresentato la divulgazione con... Una galassia posta ai limiti dell'universo visibile, per questo l'abbiamo messa al bordo del, della parte interna del nostro logo. Quindi quello è il limite dell'universo visibile, quei 14 miliardi di anni luce che ci separano da quella fetta di cielo, da quella galassia. Parte una luce bianca che viene catturata da un satellite in orbita terrestre e viene reindirizzata sulla Terra sotto forma di luce tricolore, proprio a testimoniare la divulgazione astronomica in Italia, che è quello che vogliamo fare ed è quello che vogliamo portare avanti. Abbiamo parlato anche del, eh, delle modifiche che ci sono sul sito, e quindi eh, vediamo un attimo di, di vederle insieme. Sì, ci riesce, questa è riuscita quindi oggi già è andato male l'audio il resto funzionerà tutto la home page per adesso si presenta sempre allo stesso modo quel che cambia è il, il, il menu che vediamo qua sopra che non si chiama più chi siamo ma si chiama associazione eh, per quanto riguarda la pagina dello staff è rimasta quella che era quindi nello staff ci sono i membri del consiglio direttivo c'è eh, Rosalba Cavaliere che è la nostra... Eh, fa parte dello staff, quindi eh, come avete visto, da questo mese cura una rubrica eh, tutta sua, dedicata agli astronauti e oltre a quella quotidiana eh, che diciamo ci delizia con una, una curiosità al giorno. Quindi questa parte è rimasta uguale. Quella che è stata aggiunta è la pagina dell'associazione. Quindi andando sul menu Associazione, l'associazione, possiamo vedere quello che facciamo come. Eh, attività, quel che vogliamo fare, poi ovviamente la metteremo un po' meglio, eh, come eh, conoscere l'associazione, quindi queste sono le cariche, eh, questi sono i modi per contattarci tramite email, tramite Facebook, tramite Twitter, ma anche tramite Skype come vedremo tra poco, e come diventare socio. Ovviamente si diventa socio in maniera formale, quindi si legge lo statuto, si legge l'informativa sulla privacy. Si compila il modulo di richiesta di associazione e si invia al consiglio direttivo. C'è scritto tutto eh, nello statuto, eh, quello che va fatto è scaricare questo modulo di richiesta d'associazione e inviarlo tramite email o tramite posta ordinaria all'indirizzo della stazione. Eh, Dell'associazione che non è un indirizzo aperto al pubblico, quindi non mi entrate dentro casa, ma <ride> è un indirizzo al quale potete comunque scrivere. E, fatto questo, dovete aspettare la risposta del consiglio direttivo. Nel caso in cui la risposta sia favorevole, eh, si versa la quota annuale che è prevista in 25 euro per quest'anno. e Da quel momento si associ. Si riceverà, si riceverà la tessera a casa e da quel momento si associ e si, e si hanno diritti e doveri dei soci. I doveri sono quelli di comportarsi ovviamente bene, secondo eh, corretto mh, buonsenso, e i diritti sono quelli di, di avere agevolazioni nel caso di, di attività che richiedano eh, un sborso di denaro, o, o comunque che richiedono una... Eh, e comunque di votare il Consiglio Direttivo in Assemblea Generale dei Soci, di essere messi al corrente del bilancio e tutto quello che prevede eh, l'associazione. Quindi, eh, per chiudere questo discorso, passiamo eh, a quelle che sono le nostre collaborazioni attuali. L'abbiamo allora, fatto anche per sganciarci da determinate entità che affollano il panorama della strofilia in Italia. Eh, perché alcune cose non, eh, non ci piacciono. Quindi ricominciamo da questi: ricominciamo da questi nostri partner che sono UAI, che, tra l'altro, è patrocinante di questa serata quindi Unione Astrofili Italiani. Tra l'altro, proprio in questo mese è partita l'iniziativa Italia Stellata che vuole sensibilizzare sul tema dell'inquinamento luminoso. Quindi abbiamo già cominciato. Con la raccolta di tutte le eh, leggi e regolamentazioni che esistono in tema di inquinamento luminoso, regione per regione, a volte anche per provincia. Quindi, questo è qualcosa che porteremo avanti direttamente con eh, l'Avvocato Mario Di Sora, presidente Guai. Poi c'è Radio Voce della Speranza, che eh, come sapete e eh, come avete sentito anche più volte prima, quando non funzionava l'audio, eh, curiamo insieme a loro un corso di astronomia. Eh, un corso di astronomia radiofonico, quindi proprio ieri c'è stata l'ultima puntata, abbiamo parlato della morte stellare, quella che avete sentito prima era invece la nascita delle stelle, quindi eh, gli amici di Radio Voce della Speranza ogni tanto ci prestano la voce anche per la registrazione di Astro Recitiamo, che è la versione eh, sonora, quindi recitata, delle, dei componimenti di Claudio Strauss. Astra, ovviamente eh, un saluto a chi ci segue da Astra, sono i nostri compagni di viaggio più affezionati è il sistema, il circuito italiano di telescopi remoti online che consente a chi è socio dell'associazione Astra eh, di manovrare dei telescopi come se si trovasse davanti al telescopio, con l'unica cosa di non, di non stare lì, ma può fare tutto quello che si fa davanti al telescopio, compreso il cambio filtri, compreso il puntamento. Tutto quello che si può fare si può, eh, con un telescopio si fa. Eh, tramite Astra eh, che è l'ex Skylive telescopi remoti eh, perché ci piace particolarmente Astra perché loro con uh, i fondi che mh, recepiscono mettono a disposizione del pubblico dei telescopi nel senso che loro se li mettono lì eh, dove possono nel giardino di casa dove possono ma loro non li usano quindi non è che voi pagate i loro telescopi di casa voi pagate dei telescopi che poi usate voi quindi loro li mettono soltanto a posto per voi, quindi è una gran cosa perché poi il prezzo è veramente eccezionale: perché è bassissimo. Ci sono altri circuiti internazionali che fanno la stessa cosa, ma a prezzi veramente molto più alti. Mentre loro, che comunque, oltre a conoscerli di persona e a poter testimoniare sulla loro eh, serietà e professionalità, mettono interamente a disposizione un telescopio eh, soltanto per chi eh, è utente e socio Astra. Oltre a questo, uh, Light from, from uh, Infinity è il uh, sito personale di uh, Fulvio Mete, che è il nostro uh, consigliere a questo punto, ma soprattutto nostro amico, il nostro staff. Quindi uh, Fulvio Mete è anche con nel consiglio dell'Unione Astrofili Italiani, quindi è un personaggio noto a livello sia nazionale ma anche internazionale, famoso per la spettro sp spettroscopia. Eh, quindi non ha certo bisogno di eh, di presentazioni, qui sopra di me, invece dietro, ecco, dietro la mia testa, a farmi da aureola, c'è invece il Circolo Astrofili Sanremo Gian Domenico Cassini, del eh, quale faccio eh, parte, e con il quale spesso organizziamo delle serate. Ci sono anche Elisa e Barbara che fanno parte del circolo, e quindi eh, le serate sono organizzate insieme dal Circolo Astrofili Sanremo e da Astronomiamo e, e poi. L'ho voluto mettere perché, come auspicio, perché già ci sono stati contatti, ma eh, ovviamente sono andati anche nel migliore dei modi, però dobbiamo formalizzare Astris, che è un'associazione, un che ha un osservatorio a Cervara di Roma, quindi ci appoggeremo anche, eh, con, ci appoggeremo anche eh, presso di loro, speriamo, insomma le premesse ci sono tutte, però l'abbiamo dovuto mettere lì come, eh, come augurio per noi. Quindi ripartiamo da questi sei. Siamo aperti a tutte le associazioni, siamo aperti a tutti i circoli, siamo aperti a chiunque vuole collaborare. L'importante è il comportamento. Noi, quelli che ci dicono tanto dichiamo e poi spariscono per mesi, non ci interessano. Quelli che si fanno le lotte tra loro non ci interessano. Noi vogliamo soltanto gente a cui piace l'astronomia e a cui piace far piacere l'astronomia. Questo è quello che vogliamo. Tutti gli altri. Facessero quello che vogliono. Abbiamo parlato un po' della nostra associazione e quindi torniamo alla serata così come è, ehm, come è solita, quindi faremo un'anteprima delle principali notizie divulgate durante il mese eh, di settembre, che ovviamente dopo tutto questo preambolo e dopo i problemi audio, soprattutto avrò senz'altro dimenticato, quindi. Eh, dalle, dalle immagini vedremo di, di rifare qualcosa di, di dire qualcosa e poi andremo a parlare del cielo del mese sempre con il nostro planetario virtuale però le sorprese diciamo ancora non, non sono finite quindi mh, rimanete eh, sintonizzati perché tra poco faremo anche altro partiamo con la prima notizia che riguarda Uh, più che notizia riguarda una, una immagine, un'immagine spettacolare, eh, quella zona che nasconde le stelle è chiamata nebulosa oscura. Ora, è chiaro che in un campo stellato così grande è impensabile pensare che... Eh, in quella zona nera non ci sia neanche una stella. In realtà, la foto ehm, rappresenta una nebulosa oscura chiamata Lupus eh, 4 che si trova eh, tra le eh, costellazioni del Regolo e del Lupo, e... <coughs> e riguarda un banco di polveri talmente denso da bloccare la luce delle stelle che provengono da. Dalle zone retrostanti. L'abbiamo messa perché è un'immagine che è stata divulgata in, questa, eh, in questo mese. È un'immagine altamente eh, spettacolare, e ci consentiva proprio di far capire che queste nebulose scure in realtà nascondono, proprio come questa, eh, delle stelle che stanno nascendo. Molto probabilmente, nascondono delle stelle che stanno nascendo. Almeno se l'Upus 4 si comporta come la sua vicina, l'Upus 3, allora eh, sta nascondendo ciò che. Eh, appare come un'associazione OB, quindi quelle associazioni di stelle eh, molto brillanti e molto potenti, di classe spettrale O e B che sono le più, eh, le più potenti, le più energetiche, quindi quello che noi oggi vediamo come nebulosa oscura, ben presto, ben presto, ben presto sicuramente non lo vedremo noi, ma tra qualche eh, milione di anni sarà visto invece come un bellissimo ammasso aperto. Tra l'altro per gli ammassi aperti eh, è uscita anche ieri una notizia che prevede finalmente una teoria per il, la frammentazione delle nubi molecolari che danno vita agli ammassi aperti, perché è stato visto per quale motivo alcune stelle possono nascere come singole e altre stelle invece nascono in ammassi aperti. È tutto un gioco di eh, campi magnetici e di forze che esistono all'interno di una nube molecolare che fa... Fanno sì che la nube stessa possa frammentarsi e dar vita eh, a, ad ammassi aperti, quindi alla formazione di più stelle, oppure a stelle che sono eh, sparate via, oppure che nascono come stelle singole. Questa immagine è un'immagine fornita dall'ESO, quindi dal telescopio che si trova in Cile alla Silla: è un telescopio di 2,2 metri e, e presenta proprio questa, una, questa nebulosa oscura. Eh, la prossima, la prossima notizia è un po' eh, particolare. e Io vado a mettermi le cuffie, ma c'è un motivo. E sperando che tutto vada bene, è stato indetto tempo fa dalla rivista Celum una, una, una gara a chi eh, riuscisse a fotografare oppure a osservare 100 asteroidi. E uno, una persona ha vinto questa gara. Adesso cerchiamo di mettersi in contatto con lui. Questa persona si chiama Ugo Tagliaferri e presta la propria opera di appassionato eh, all'osservatorio di Campo eh, Catino. E cerco di non litigare con l'audio e vediamo se risponde. Ugo? Dunque, questa questione del, del Club dei 100 Asteroidi, allora semplicemente eh, questa iniziativa che, eh, che mi ha visto coinvolto, come, mh, come ormai già sapete, eh, è nata nel, un paio di anni fa sulla rivista Celum, eh, era il, il numero di marzo del 2012. Quando mh, Claudio Prac, che scrive su questa uh, rivista, eh, eh, disse nella, nella rubrica degli asteroidi che eh, lui aveva osservato i primi 100 asteroidi eh, del, del catalogo, e nel fare questo eh, voleva coinvolgere anche i lettori, visto che lui aveva fatto questa cosa, però l'aveva fatto un po' distrattamente, tanto che ci aveva impiegato ben 13 anni per osservare questi 100 asteroidi. Eh, quando lui l'ha proposto ai lettori, e giustamente eh, lui e Talib Gatori, l'altro curatore del, della rivista, pensavano che ci, ci si poteva impiegare un po'. meno eh, Io ho fatto i miei dovuti conti eh, e, e dopo un paio di mesi ho iniziato ad aderire a questa iniziativa. Eh, nel, nel giugno del 2012. Non sei eh, solo, ti sento anch'io. Eh? sì perfetto, <ride> <ride> no, 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 almeno perfetto. Okay. Ho iniziato nel, nel giugno del 2012 questa, questa osservazione sistematica del, degli asteroidi, eh, dei primi 100 asteroidi di catalogo, e, eh, e sono riuscito a terminare il, il 13 eh, settembre scorso. Ora eh, questa eh, sfida vede altri partecipanti che, eh, che dovrebbero finire a breve, dovrebbero, ma non è detto. Uh, perché il problema principale qual è stato <ride> è stato l'ultimo asteroide: l'ultimo asteroide uh, che io uh, uh, ho osservato il 13 settembre, che, però, mh, uh, si trova una a una declinazione alquanto difficile, sto facendo vedere la scheda. Eh? Ah, perfetto, <ride> perfetto. Uh, Questo asteroide 36 Atalante, Atalante, uh, quando si trovava in opposizione eh, verso luglio, si trovava praticamente sull'orizzonte, sull'orizzonte di una media declinazione italiana. Tanto che io pensavo di, di dovermi fermare a 99 e tentare la sua osservazione eh, quando si sarebbe potuto vedere all'alba declinazioni un po' più uh, favorevoli, eh, verso luglio prossimo. Però poi, eh, facendo un'attenta analisi anche insieme a Claudio Prat della, della rivista Celum, visto, ho visto che, eh, che l'asteroide poteva essere osservato forse intorno alla metà di settembre, pur ad una declinazione che lo portava a 7 gradi sopra il mio orizzonte, ad appena 7 gradi. Per far questo eh, era necessario, vista la luminosità dell'asteroide di maggiore 13,1, eh, un telescopio mh, di eh, generoso diametro, sicuramente superiore a 30 cm sotto un buon cielo. Poi la sfortuna ha voluto che il telescopio di eh, Campo Catino, il telescopio principale, fosse fuori uso, lo è tutt'ora. Eh, vabbè, non è che siano passati tanti giorni. Eh, e quindi ho dovuto ripiegare su un telescopio, comunque sia mh, di eh, 35 cm e mezzo, un Celestron 14, una cosa piccola. Copio, eh, con questo telescopio eh, potevo tentare eh, di eh, terminare l'impresa a patto che ci fosse stato un cielo perfetto fino all'orizzonte e Fortunatamente, questo si è verificato il 13 settembre. Poi dopo il 13 settembre c'è stato anche il 14, che eh, il tempo eh, era favorevole. Poi, hm, diciamo, in tutto settembre ci sono state le uniche eh, due serate perfette. Ci sono state, <ride> eh, però a me serviva, uh, serviva un, un buco temporale intorno a metà settembre, beh, un giorno al mese di tempo bello l'ha fatto recentemente: eh? Sì, appunto. <ride> è stato uh, eh, e quindi eh, sono riuscito a fare questa osservazione del, del centesimo asteroide, ora, eh, dal punto di vista scientifico, questa qua non è un'impresa che abbia un, un certo valore, insomma, dal punto di vista scientifico. Però, dal punto di vista sem semplicemente del, eh, osservativo a livello amatoriale, insomma, un, una certa importanza. Ecco. Eh, adesso vediamo gli altri che finiranno l'impresa, insomma, eh, quando la finiranno? Perché ci sta sempre il problema di questo asteroide eh, che eh, adesso è divenuto nuovamente eh, inosservabile praticamente. Eh, perché il problema è che man mano che sale di declinazione si sta allontanando dall'opposizione e, e, e diventa più debole. Vuoi spiegare un attimo la scheda? Certo, la scheda. Eh, allora, eh, la scheda, quella è stata più che altro una mia invenzione, <ride> dato che... Eh, quando è stata uh, istituita questa, uh, questa sfida dei 100 asteroidi si era parlato, insomma, bastava fare un'osservazione o visuale oppure uh, fotografica, uh, poi stava a ad ogni, ad ogni partecipante insomma, fare uh, l'osservazione come meglio credeva. Uh, io uh, ho pensato di creare questa, questa scheda insomma, per riportare un pochettino l'osservazione come veniva svolta ecco in questa scheda eh, che, eh, e le altre 99 sono simili a questa ecco, eh, viene riportato, ho riportato il, eh, lo strumento che ho utilizzato, eh, la data e l'ora dell'osservazione e poi eh, eh, le coordinate dell'asteroide di una stella presa come riferimento perché dovete sapere eh, che eh, che eh, il telescopio che ho utilizzato maggiormente in questa sfida è un telescopio di 20 cm con una montatura equatoriale molto semplice, eh, per cui io utilizzavo delle coordinate di riferimento di una stella e poi mi spostavo nel campo dell'asteroide. Quindi, eh, diciamo che era un ibrido fra le coordinate e il, il vecchio star hopping. <ride> E, e, e poi, vabbè, poi chiaramente l, la descrizione di, di quello che vedevo e il, il disegno del campo. Principalmente, il disegno del campo del, dell'asteroide eh, con indicato con una freccia l'asteroide nel campo stesso, mi fanno notare che manca un dato. Sì. In che Man cosa consisteva il boccone? Manca un dato. In che cosa consiste il boccone? Ah! Il boccone. Allora, se sono curiosi, gli posso dire anche che cosa ho mangiato quella sera, non è un problema. <ride> no, no, va bene, va bene, quello fa parte della privacy. Sì, sì. Va bene, va bene. Ci sono altre sfide in, in vista? Beh, altre sfide al momento no, però se eh, se, se ne presenta qualcuna eh, che ritengo a cui di, alla quale ritengo di poter partecipare, perché no? vabbè intanto in bocca al lupo in vista di, di future sfide poi Ma magari partecipiamo anche qualcuno in più visto che adesso sappiamo che esistono queste cose ci informeremo anche su questo Ugo ti ringraziamo prego prego buonasera a tutti. e tu. alla, alla prossima vittoria eh, grazie ciao grazie ciao. Bene, abbiamo conosciuto anche Ugo Tagliaferri, dovrebbe essere a posto l'audio, dovreste sentirmi. E, mh, vabbè, qual qualche errorino, del resto abbiamo fatto parecchie novità tutte insieme, quindi passateci qualche momento di panico. Io queste posso anche togliermele. E, mh, e andiamo, andiamo avanti con uh, le notizie, perché una... Eh, delle notizie principali di questo mese riguarda la, eh, la determinazione delle, eh, dei confini del nostro superammasso. Allora sappiamo che mh, le galassie nell'universo sono oggetti abbastanza socievoli, si tendono ad ammassarsi, a superammassarsi e quindi a stare un po' insieme, a formare delle, eh, delle bolle di vuoto e queste bolle di vuoto sono eh, la, la superficie che eh, racchiude questo vuoto è composta diciamo da filamenti di galassie laddove questi filamenti di galassie si intersecano quindi le bolle si intersecano ci sono i superammassi ora la nostra galassia fa parte di un ammasso l'ammasso locale il nostro ammasso locale fa parte di un superammasso locale ovviamente già è difficile stabilire quali sono le reali dimensioni della nostra galassia è ancora più difficile stabilire quali sono le dimensioni del superammasso che accoglie la nostra galassia però questo è stato fatto dall'università Hawaii e proprio per questo eh, a questo superammasso è stato dato un nome la Kea, che eh, vuol dire immenso paradiso e quindi stimando e calcolando il moto delle galassie e eh, vedendo quali tra questi moti sono gravitazionalmente legati tra di loro siamo riusciti a stabilire bene o male quali sono le ehm, quali sono le, eh, le dimensioni del nostro superammasso locale è uscita una dimensione di 500 milioni di anni di eh, diametro e una massa totale pari a 10 alla 17 eh, masse eh, solari quindi qualcosa di eh, ovviamente gigantesco questo, eh, a questo è stato dato il nome di Laniakea in omaggio agli antichi navigatori hawaiani eh, che eh, navigavano sulle tranquille acque dell'oceano pacifico e quindi il nome vuol dire eh, immenso paradiso. Andiamo un po' più eh, velocemente perché con tutti questi problemi stasera eh, abbiamo fatto abbastanza tardi e dopo dobbiamo andare al planetario. Un'altra delle notizie principali è stato il passaggio eh, il 7 settembre di un piccolo asteroide di 20 metri chiamato 200, 2014 RC. Non è tanto il suo passaggio, perché ne sono passati 12 eh, di neo dalle parti della Terra in questo mese. Eh, la cosa che ha reso particolare 2014 RC è stata proprio la concomitanza con un qualcosa che è accaduto in eh, Nicaragua. Già il passaggio era comunque di una certa importanza perché in pratica è passato a 40.000 km dalla superficie terrestre, quindi un decimo della... Eh, distanza media della Luna dalla Terra, eh, però ovviamente non, non si prevedeva nulla di particolarmente eh, catastrofico, cosa che in effetti non, eh, non c'è stato qualcosa di particolarmente catastrofico, se non che proprio come è accaduto eh, pochi mesi fa, anni fa, per eh, 2012 di A14 che passava proprio nei pressi del periodo di San Valentino eh, radente alla Terra, lì erano 17.000 km se non vado errato, eh, come quell'evento coincise con il, uh, i danni alla cittadina di Chelyabinsk, che si vide colpita da dei meteoriti, così questa volta è stato il Nicaragua a uh, così avanzare l'ipotesi di, uh, di aver subito un, uh, un impatto meteorico proprio da alcuni frammenti di, di questo. Di questo asteroide 2014 RC. La NASA ha smentito perché le cose non coincidono né come orario né come traiettoria, però come dato di fatto c'è stata questa particolarità che eh, già son due volte che passa un asteroide vicino alla Terra e guarda caso c'è qualcosa che eh, va a finire proprio sul nostro pianeta. Abbandoniamo per un po' il nostro pianeta e ce ne andiamo eh, a vedere gli anelli di Saturno. Questo tanto per la spettacolarità dell'immagine di questi anelli, eh, quanto per parlare di un anello in particolare, che è l'anello F, che è quello più esterno e quello delimitato dall'orbita del satellite Prometheus. La particolarità di questo eh, anello è sta nella formazione di alcuni eh, grumi che vanno a brillare un po' più di altri. Ce ne siamo già accorti con la Voyager 2 quando eh, passando vicino a Saturno vide ben tre di questi eh, grumi più brillanti. Si pensava che fosse qualcosa di, eh, di, di stabile, qualcosa di fisso, mentre eh, con tutti gli anni di osservazioni da parte della sonda Cassini, non è risultato in pratica eh, nulla se non soltanto due grumi, quindi in sei anni due grumi, mentre eh, con un solo passaggio eh, di macchie brillanti la Voyager 2 ne vide eh, ben tre. A che cosa può essere legato questo? Secondo un, un recente studio, questo può essere legato al fatto che l'anello F si trova proprio in prossimità di una zona del limite di Roche eh, laddove il materiale sta in bilico si trova in bilico tra l'addensarsi come eh, satellite oppure essere tirato dalla forza di gravità del, del pianeta e c'è Prometeo, il satellite Prometeus che proprio eh, agisce da mh, disgregatore rispetto all'altra forza eh, che proviene dal, dal, dal pianeta Saturno ci sono dei momenti in cui eh, si verifica un allineamento tra il satellite Prometeo e il piano degli, de degli anelli. E proprio a partire da questo allineamento, che si verifica una volta ogni 17 anni, gli scienziati hanno stabilito che potrebbero formarsi degli addensamenti delle piccole lunette del diametro di 5 km. Che poi, sbattendo l'una con l'altra, vanno a creare queste macchie brillanti che vide la Voyager. La Voyager passò nel 75. E mentre la Cassini è arrivata ben dopo l'ulteriore allineamento. Quindi se questa teoria è vera stiamo attendendo eh, il terzo allineamento, quindi nei prossimi due anni anche la sonda Cassini dovrebbe vedere qualcuno di questi oggetti brillanti incastonati nell'anello nell F di Saturno. Passiamo a un altro satellite che è Miranda. Miranda è un piccolo satellite. Eh, di, di Urano, è eh, un satellite che ha un uh, diametro di 236 km se, una, se non vado errato, ma in tutta questa piccola dimensione ha qualcosa di veramente eh, particolare come vide sempre la Voyager 2 durante uno dei suoi passaggi e questa cosa particolare sono le tre conformazioni superficiali che vediamo e si chiamano Corone, eh, Elsinore-Corone, Inverness-Corone e Arden-Corone eh, sono tre caratteristiche superficiali eh, che si trovano dalle parti del polo sud del satellite Miranda, e non si sa se strutture simili ci sono anche nella parte nord, perché la Voyager 2 passando, fotografò soltanto quella e nessun'altra eh, nessun'altra missione è andata così vicina proprio per eh, andare a, a studiare l'altro emisfero di Miranda. Una teoria prevede la formazione di questi strati proprio per un moto convettivo che esisterebbe all'interno del satellite Miranda. Questo moto convettivo, quindi una forma di calore che è apparsa e che è arrivata fino agli strati più mh, appena sotto la superficie, hanno creato una forma circolare che poi avrebbe dato vita a questo. Ma un moto convettivo deve avere una fonte di energia che lo alimenta e questa fonte di energia è stata rintracciata in una probabile orbita più eccentrica che aveva il satellite Miranda intorno ad Urano, quindi nei momenti in cui si trovava in periastro, quindi nel punto più vicino, di, eh, più vicino al pianeta, quindi della propria orbita, questo calore innescava questi modi convettivi che poi hanno creato queste strutture che vediamo su eh, Miranda. Altra eh, notizia, abbiamo visto che prima in chat si parlava più o meno di eh, Aurore e quindi una delle eh, notizie eh, di, questo, di questo mese è stata la continua attività solare nonostante il eh, periodo di declino che dovrebbe avere dei suoi 11 anni di attività. Un secondo picco, è stato sempre detto che eh, questo ciclo avrebbe potuto avere un secondo picco. Il Sole, comunque, non smette la propria attività, e proprio questo mese, il 10 settembre, ha rilasciato un, un flare di classe X con emissione di massa coronale. Tra l'altro, sul sito c'è un bel video mh, elargito dalla NASA. Che mostra la differenza tra un flare e un'espulsione di massa coronale. Uno è un fenomeno luminoso, un altro è proprio un'espulsione di plasma a velocità eh, abbastanza elevate. Se è vero che l'espulsione di massa coronale del 10 settembre ha raggiunto, dovrebbe aver raggiunto qualcosa come i 3000 km al secondo, la cosa particolare non è tanto ovviamente l'espulsione eh, di massa coronale, perché quelle eh, avvengono da quando c'è il Sole. La cosa che ha lasciato, la cosa che è stata più spettacolare ovviamente sono i risultati, perché ovviamente questi, questi eventi sono legati a qualcosa che viene visto anche con un certo timore perché potrebbero provocare delle interruzioni nei collegamenti satellitari, cosa che è avvenuta in maniera molto marginale se è avvenuta, mentre lo spettacolo più, eh, più bello c'è stato nelle terre ovviamente più vicine al polo, eh, al polo nord laddove, eh, laddove si sono verificate bellissime aurore la nostra amica Berenice ci ha mandato Berenice sulla chat ci ha mandato eh, delle immagini che noi abbiamo proposto sulla pagina di facebook questa è una delle immagini più spettacolari che ci sono, che sono state divulgate da quelle zone. Tra l'altro, ho visto che in Finlandia ci sono delle igloo che hanno un tetto di vetro proprio eh, finalizzate a stare sdraiati a vedere l'Aurora in eh, Santa Pace. Quindi c'è la pagina delle donazioni: regalatemi questa cosa, <ride> ovviamente scherzo, però questo è lo spettacolo che ha regalato l'attività eh, solare. Un aggiornamento necessario, ovviamente, è quello che va fatto per la. Sonda Rosetta, visto che dal 6 agosto la Sonda Rosetta si trova in orbita nella, intorno alla cometa 67P Ciurimov-Gerasimenko, Ciurigeri per gli amici americani, eh, queste sono le immagini che sono state scattate. Eh, quindi questa è una delle immagini scattate dalla NAVCAM, quindi la, la camera a bordo della Sonda Rosetta. È, è uscita anche un'altra immagine scattata dalla camera a bordo del Lander File. Eh. Non la voglio chiamare selfie perché è una parola che odio, però in pratica era l'immagine di un pannello solare della sonda rosetta con lo sfondo della 67P. Quindi eh, le immagini che stanno arrivando sono ovviamente altamente spettacolari, ma non arrivano soltanto immagini spettacolari, arriva anche, per esempio, l'indicazione di quale sarà il punto di atterraggio, atterraggio tra virgolette, eh, del file, eh, del lander file. Sulla cometa, si trova sulla parte della testa, a testa larga 3 km e questo è il punto che era stato indicato l'anno scorso come punto J. Eh, l'anno scorso, il mese scorso, scusate, come punto J, erano stati proposti 5, 5 possibili punti di atterraggio. Ovviamente non si tratta di un punto che va bene al 100%. Eh, si sono dovuti adattare tra quelli che, che erano i minori danni possibili. Quindi ci sono tante cose che possono essere eh, che possono entrare in gioco nella scelta, come la possibilità comunque di prendere eh, sole per i pannelli, perché ovviamente serve energia di non stare proprio a contatto diretto con, eh, con materiale che può staccarsi di certe dimensioni perché altrimenti provocherebbe dei danni. Quindi ci sono tante cose che vanno viste per scegliere il punto d'atterraggio ed è stato scelto questo che si trova sulla testa della cometa, non è. Eh, l'unica notizia che proviene perché eh, ci sono, sono stati attivati anche i raccoglitori di particelle eh, de, de, dalla cometa quindi uno di questi raccoglitori si chiama Cosima eh, ed è stato messo in giro dal, eh, per una quindicina di giorni e il 24 agosto siamo andati a controllare sono andati a controllare dalla missione per vedere se qualcosa si era era rimasto attaccato al, eh, al ricettore diciamo, e hanno trovato delle particelle, particelle superiori ai 10 micron, perché questo oggetto Cosima è tarato per studiare particelle sui 10 micron. Quindi questi campioni sono eh, grandi 50x70, quindi è qualcosa che può essere benissimo studiato dalla eh, sonda rosetta. E quindi anche di questo aspetteremo i dati. Da una missione all'altra, la New Horizon che si trova in viaggio verso Plutone che tra l'altro questo mese è stata addormentata, eh, la sonda New Horizon ha immortalato con 10 immagini e eh, 48 immagini per 10 secondi scattate in due soli giorni dal 18 al 20 luglio. Eh, ha immortalato una luna di eh, Plutone, la luna Hydra. Questo è avvenuto con un parecchio anticipo rispetto a quanto si prevedeva di poter imm immortalare una luna di questo tipo. E la cosa ovviamente è molto buona, perché eh, perché le lune di Plutone sono state scoperte fino all'anno scorso, quindi non è detto che le conosciamo tutte e riuscire a fotografarne eventuali che sono sfuggite, ovviamente, è qualcosa che aiuta nella determinazione dell'orbita, perché mm, ovviamente si vuole evitare che arrivati vicino a Plutone si vada la New Horizon vada a scontrarsi con una di queste lune che sono, eh, che sono sparse per, intorno all'orbita del, del pianeta nano, del plutoide, se vogliamo dargli un nome un po' più preciso. Andiamo velocemente, Gioviani caldi, Gioviani caldi sono quei pianeti simili a Giove, la cui orbita è molto stretta rispetto alla loro stella di appartenenza, quindi a volte molto più stretta rispetto a quella di Mercurio. Ovviamente un conto è avere un pianeta piccolo come Mercurio intorno, a, intorno vicino alla stella, un conto è avere un pianeta 12 volte Giove a una distanza inferiore a quella di Mercurio. Questo può provocare dei problemi. E uno dei, dei, non problemi, dei fenomeni che si sono verificati lo vediamo proprio in questa immagine, dove viene messo a confronto il pianeta Wasp, 18b, che orbita intorno alla stella WASP 18, ovviamente, e il pianeta che orbita intorno a Corot eh, 2a. Qual è la differenza? Eh, ovviamente la massa del pianeta rispetto alla stella. Quindi, nel momento in cui un pianeta è così grande e orbita così vicino alla stella, ne ha, mh, gli effetti sono una riduzione eh, del. Dell'emissione X, degli effetti che sono stati osservati, sono una riduzione dell'attività eh, dell stellare e una riduzione dell'emissione di energia nello spettro X. Cosa vuol dire questo in soldoni? Che rispetto all'età all che la stella ha, ci appare più vecchia. Sappiamo che le stelle andando avanti con l'età tendono a rallentare e tendono a diminuire la propria attività. Questa stella si comporta come se fosse molto più vecchia rispetto a quello che in realtà non sia, perché dovrebbe stare intorno al miliardo, due miliardi di anni, invece sembra più vecchia di parecchie volte, la sua emissione è cento volte minore rispetto a quella che dovrebbe avere. E lo vediamo anche dall'immagine, perché anche se è un'immagine artistica, comunque fa vedere bene la differenza e la diversa emissione delle due stelle, WASP 18 e COROT 2A. Perché WASP 18 fa mantenere una atmosfera esterna al pianeta che è tonda, proprio perché c'è una mancanza di radiazione forte, radiazione forte che invece c'è su COROT 2A, talmente forte da provocare un, una specie di coda al pianeta che lo, eh, che lo orbita. Quindi, ovviamente, anche se è una ricostruzione artistica, ripetiamo, il concetto espresso è quello. Gioviani caldi, posti eh, molto grandi, posti vicino alla propria stella, possono determinarne un apparente invecchiamento precoce. Ma non è soltanto questa l'influenza che possono avere i gioviani caldi, perché un'altra, che è stata sempre divulgata in questo mese, li vede come alteratori di eh, rotazione. Stellare. Questo significa che eh, mentre nel nostro sistema solare i pianeti sono eh, ben allineati rispetto eh, al piano dell'eclittica, quindi sembrano orbitare tutti su uno stesso piano, che è poi quello logico di formazione del sistema solare, in molti altri sistemi stellari abbiamo visto delle situazioni in cui questo non avviene. Abbiamo visto situazioni in cui eh, addirittura i pianeti hanno un'orbita perpendicolare alla rotazione. Della stella. Questo può avvenire anche a causa della presenza di giovani caldi che oltre un certo limite vanno a eh, determinare una precessione nella rotazione della stella, quindi eh, la fanno letteralmente impazzire anche dal punto di vista della rotazione. E questo può creare, delle, eh, può creare proprio delle eh, orbite sfalsate rispetto al piano. Andiamo più avanti. E parliamo di galassie perché ovviamente la formazione delle galassie è qualcosa che sembra accertata ma in realtà è uno dei, dei discorsi sempre più eh, combattuti. Perché? Eh, e lo vediamo adesso perché. Eh, studiare la formazione galattica ovviamente richiede, per essere certi, di vedere una galassia in formazione. Quella che vediamo si chiama eh, Sparky, è chiamata Sparky ma in realtà è il suo nome. È abbastanza diverso, eh, si chiama GUS N744 ed è una galassia che si trova a 11 miliardi di anni luce da noi, quindi è qualcosa eh, risalente a un'età dell'universo di 3 miliardi di anni. <coughs> è una galassia che appare in formazione. Quindi è una galassia che ha dei, dei comportamenti totalmente diversi da quelli che hanno le galassie intorno a noi. Uno di questi comportamenti riguarda il tasso di formazione stellare che è 30 volte maggiore rispetto al tasso di formazione stellare della nostra via Lattea, quindi un tasso di formazione stellare 30 volte maggiore a fronte di un diametro di soli 6.000 anni luce contro i 100.000 anni luce della nostra eh, galassia. Eh, quindi, osservare galassie di questo tipo ovviamente può darci determinate informazioni, ma le informazioni sono anche contaminate da casi particolari. Ad esempio, la notizia è di oggi, quindi non abbiamo fatto in tempo a farci la slide. Ma una galassia nana a soli 39 milioni di anni luce da noi, che sembra formata soltanto da elio e idrogeno. Quindi, si può prendere quella come galassia primordiale? Evidentemente, no, perché è troppo vicina. Gli astronomi non sono dell'idea che quella galassia sia formata essenzialmente e soltanto da elio e idrogeno, ma se sono convinti che mh, si nasconda, che nasconda eh, qualche elemento più pesante. Però ovviamente sono tutte eccezioni che creano confusione intorno a quella che può essere una teoria di formazione eh, galattica, tanto più che anche in tema di fusioni, noi abbiamo sempre pensato che la fusione di due galassie Potesse dar luogo a una galassia ellittica, invece è dimostrato dalle osservazioni che il 70% delle fusioni osservate su 34 fusioni, o 37, 37 fusioni: il 70% ha dato vita a delle galassie discoidali, quindi galassie a spirale oppure galassie lenticolari. Quindi, anche questa certezza per la quale due galassie in fusione danno origine a una galassia ellittica è andata un po'. Persa. Quindi, ovviamente, serviranno altre informazioni. Ma eh, per smantellare una teoria basta un caso contrario. Basta chiedere agli amici che hanno lavorato a Bicep, secondo, a Bicep 2 che il 17 marzo, durante una conferenza alla Royal Astronomical Society, hanno rivelato al mondo intero la osservazione diretta delle onde gravitazionali primordiali tramite polarizzazione di modo, modo B. E invece Planck, proprio eh, in settimana, rilasciando i dati, ha, ha fatto capire che la polarizzazione vista non era causata dalle onde gravitazionali primordiali, ma semplicemente dalla polvere che si ha intorno al, eh, alla nostra galassia. Quindi è come se noi vedessimo l'universo fuori attraverso un vetro sporco di polvere e imputassimo quella polvere all'universo anziché al vetro. Questo è stato l'errore che è stato commesso in parole povere e quindi eh, la prova, l'evidenza diretta delle onde gravitazionali primordiali e della polarizzazione che hanno avuto eh, sul materiale dell'universo è ancora tutta da, tutta da vedere. La rassegna stampa è finita, eh, ci sarebbe la parte delle domande, la vediamo un attimo, vediamo che ora faccio con la spiegazione del cielo del mese e quindi andiamo un attimo prima a vedere... E il cielo del mese e poi chi ha pazienza e chi ha voglia ancora di essere collegato con noi possiamo benissimo parlare, del, eh, possiamo fare delle domande tranquillamente. <coughs> quindi adesso questo è il momento in cui in diretta servirebbe la pubblicità per il cambio scenario. Noi non ce l'abbiamo e quindi facciamo un po' a, a mano. Quindi devo cambiare un attimo lo scenario, e devo soprattutto alzarmi e spostare qualche cosa. Quindi prendo e me ne vado. Non è che ho camminato tanto, però, insomma, eh, era meglio mandare qualche sigletta che magari faremo la prossima, la prossima volta. Quello che vogliamo vedere ovviamente è il cielo del mese di ottobre, possibilmente senza che io vada a rompere qualcosa. Quindi partiamo dalla, dalla sfera celeste, che io ovviamente a distanza vedo a malapena, ma partendo dall'orizzonte dall nord, vediamo se riesco a metterla... Ok, va bene, manca la parte bassa, partendo dall'orizzonte nord, vedremmo qui se <ride> avessimo una finestra abbastanza eh, grande un'Orsa Maggiore che raggiunge il suo punto di minima altezza. Ovviamente, essendo costellazione circumpolare, non tramonta mai, ma lambisce l'orizzonte eh, a nord, ma dal, dalle sue stelle. Dei puntatori in pratica riusciamo a risalire all alla stella polare che si trova a una altezza pari alla latitudine del luogo di osservazione che fa parte della costellazione dell'orsa minore. Alta nel cielo, proseguendo la linea tracciata dai puntatori della polare, c'è la costellazione di eh, Ce Cefeo, la stella che forma la punta della casetta si chiama Arrai, mentre la zona più interessante è questa che vediamo qua. perché eh, Raccoglie delle, degli oggetti del profondo cielo, come ad esempio la, la nebulosa proboscide degli elefanti C1396, quindi è lambita dalla, dalla Via Lattea. La zona eh, che più interessa, quindi la zona di periodo, è quella che sta a sud, dove transitano eh, l'acquario il Capricorno è già eh, transitato, quindi è più spostato verso eh, sud-ovest, ma la zona di cielo ancora centrale è composta dal eh, passaggio del quadrato eh, di Pegaso e dalla costellazione di Andromeda, come andremo a vedere di qui a breve. Quindi facciamo un po' uno zoom su quello che andiamo a vedere, passiamo sempre dall'orizzonte eh, di nord. Stavolta vediamo emergere eh, l'orsa maggiore, abbiamo, siamo riusciti con i nostri mezzi a far tramontare anche l'orsa maggiore qui in Italia, quindi vediamo quello che abbiamo detto finora, un'orsa maggiore molto bassa, la costellazione della giraffa, che tanto a, a occhio, almeno parlo da romano, non riuscirò mai a vedere, mentre Cassiopea e Cefeo sono molto alte e questo è un bene perché comunque nascondono dei tesori eh, cosmici che sono tra i più belli eh, da vedere. Giriamo e andiamo a vedere l'orizzonte ovest. L'orizzonte ovest che è segnato ancora da un triangolo estivo che è eh, ancora visibile anche se siamo ormai al 15 ottobre. La parte più visibile ovviamente è quella della costellazione del Cigno che si sta disponendo a formare la Croce del Nord, quella che chiamiamo solitamente Croce del Nord, con Deneb in alto, Sadr al centro e Albireo, la stella giallo-azzurra, nella parte più bassa, mentre Altair della costellazione dell'Aquila è riconoscibile perché è contornata da due stelle, Taraz e al Shine, una rossa e un'altra di colore più tendente al bianco, mentre l'altra la, stella, la più brillante delle tre, è Vega nella costellazione della Lira. Quindi anche in questa zona di cielo è ancora possibile andare a zoomare per vedere quello che possiamo vedere all'interno di, eh, di questa costellazione e qui invece siamo, andati, siamo scesi ancora un po' in Ercole per vedere l'ammasso globulare M13, ancora visibile ma ovviamente molto, eh, molto basso. Però da questo possiamo spostarci un po' più in alto per vedere quale oggetto Possiamo ancora osservare e perché no anche fotografare la nebulosa eh, planetaria che si trova nella costellazione de della Lira M57. Quindi, la, costella, la nebulosa ad anello, uno dei più famosi casi di morte di stella di massa medio-piccola che c'è nel cielo. Zoomiamo fuori per vedere l'orizzonte come lo abbiamo lasciato, vediamo che la Via Lattea passa dalla eh, costellazione dell'Aquila a quella del Cigno, qui c'è la parte sicuramente più bella con la fenditura del Cigno, anche qui ovviamente c'è questa fenditura, la fenditura dell'Aquila che però è ovviamente meno densa rispetto a quella del Cigno, soprattutto la zona di Sadr è quella più fotografabile. A sud vediamo ancora la eh, Via Lattea che bassa nelle costellazioni che abbiamo detto, abbiamo segnato anche il triangolo estivo che fa parte sempre delle costellazioni che abbiamo detto prima, mentre vediamo il passaggio proprio del grande quadrato di Pegaso. La zona bassa del cielo eh, diciamo sta per essere attraversata da costellazioni che non sono così eh, belle da vedere dal punto di vista stellare. C'è una stella che in effetti è molto brillante, che è Fomalhaut, nella costellazione del pesce australe. Ma il resto, quello che sta arrivando tra pesci e balena, è abbastanza, abbastanza spento. Mentre abbiamo visto il quadrato di Pegaso, la cui stella che qui vediamo in alto a sinistra, quindi lo spigolo in alto a sinistra, già fa parte della costellazione di Andromeda, che poi si eh, dispone in questo senso e che vedremo. Contenere una delle galassie più eh, famose, ovviamente, la, la galassia di Andromeda. <ride> Facciamo uno zoom per vedere perché la costellazione eh, del, del Cigno è ancora presente, nel, nelle, dalle parti della stella 52 Cigni, una, una parte della nebulosa Velo qui vediamo, quindi questa ovviamente è ancora osservabile con un, un filtro e un cielo bello, oppure fotografabile. E andiamo a vedere invece la zona est, che è abbastanza velocemente perché i problemi questa sera non, non ci volevano. Comunque nella zona eh, est abbiamo anche l'indicazione di un po' di eh, stelle cadenti, eh, quindi qualche sciame meteorico che si affaccia durante questo, durante questo mese. Vediamo sorgere la stella Aldebaran nelle Iadi, prospetticamente nelle Iadi, quindi facente parte della costellazione del toro. Abbiamo visto sorgere eh, la stella Capella nella costellazione dell'Auriga della e quindi gli sciami meteorici che vediamo sono quelli del, delle Tauridi nord e Tauridi sud. Eh, il Toro è anticipato dalla costellazione dell'Ariete, della Yamal e Sheratan, mentre più in alto c'è la costellazione del Perseo, una specie di Y rovesciata con Andromeda, che è Ancora, che è già bella alta, queste se le immagini si riferiscono al 15 ottobre intorno alle 10.30 di sera. Ovviamente lo zoom è d'obbligo su uno degli oggetti eh, più importanti di questa, di questa zona, che è la galassia di Andromeda M31 con i suoi satelliti M32 e M110, che si trova a 2 milioni, di anni e, mezzo, eh, 2, 2 milioni e mezzo di anni luce di distanza eh, da noi. Facciamoci un altro viaggetto. e Andiamo a vedere la costellazione del Perseo, perché quando la costellazione del Perseo è così alta, una delle principali attrazioni è eh, rappresentata da questa stella, la stella Algol, la stella del diavolo, Beta Persei, che è una stella che cambia eh, rapidamente la propria magnitudine, quindi è possibile vederne variazioni anche in tempi eh, brevissimi e nel momento in cui raggiunge la minima magnitudine è paragonabile, anche se meno brillante, alla stella alfa della costellazione che è Mirfak, quindi tenendo presente, lo faremo anche durante, nella pagina del cielo del mese, metteremo quali sono anche i giorni in cui è possibile vedere al gol alla minima magnitudine, quindi confrontarla anche con Mirfak quando sta alla minima magnitudine e quando invece sale di magnitudine. Più in basso, la nebulosa California, sempre eh, nella costellazione del Perseo. Cominciamo a seguire la Luna, e quindi facciamo il solito viaggetto con la Luna e si parte dal giorno 5 eh, di settembre, a vederci sarebbe meglio, quindi dal giorno 5 di settembre quando la Luna è in congiunzione con Nettuno nella costellazione dell'Aquario. A dire il vero non ci sono tanti fenomeni legati alla Luna quest questo mese, la facciamo rotolare, la facciamo camminare fino al giorno 8. Di ottobre perché il giorno 8 di ottobre si trova in congiunzione con Urano, ma soprattutto ci sarà un'eclisse totale di Luna. Noi non la vedremo perché capiterà in pieno giorno, proprio dalle parti di mezzogiorno. Quindi, proprio per scongiurare qualsiasi possibilità di vedere un'eclisse totale di Luna, però. Abbiamo visto passerà sia nella penombra, poi nell'ombra e poi riuscirà a penombra fino a fine eclisse. Quello che potremo vedere sarà la sera alla congiunzione con il pianeta Urano. Tuttavia, ovviamente, essendo un'eclisse di eh, luna, la luna sarà piena, quindi Urano sarà molto difficilmente eh, visibile. Continuando con i fenomeni di questo mese, vediamo la, la luna passare dai pesci alla balena. fino a finire dalle parti del toro e quindi dalle parti di Aldebaran. Quindi congiunzione della luna con le Iadi e con la stella Aldebaran. Questo è domenica 12 ottobre. Una luna che piano piano scende di, di fase, mentre decrescente passa nell'arma del cacciatore Orione e va in congiunzione con le stelle principali della costellazione dei gemelli. Non principali, perché non con castore e polluce, ma con eh, gamma e lambda gemini passa nel cancro e qui siamo già al 17 ottobre e va in congiunzione con giove la sera del 18 eh, la mattina del 18 ottobre giove è ancora visibile di mattina quindi eh, chi vuole svegliarsi presto potrà vedere questa congiunzione che avverrà nei pressi anche della stella regolo che sarà raggiunta dalla luna proprio il giorno dopo prima che la luna stessa continui il suo viaggio Passando nella Vergine vicino a Mercurio congiunzione con Mercurio ma ormai siamo proprio vicini al sole nel tempo di eclissi. Abbiamo visto. E il giorno 25 di ottobre ci sarà un fenomeno particolare, ovviamente eh, sempre vicino al sole, ma tanto vale raccontarlo. Una occultazione di Saturno da parte della Luna. Ed è la seconda volta quest'anno che succede. Magari ci sarà qualche portale che potrà farlo vedere, tipo slow, però eh, la vicinanza al Sole è veramente, eh, veramente troppa. Un altro fenomeno eh, che è possibile vedere il giorno 28 ottobre è la congiunzione tra Marte e la Luna, nella costellazione del Sagittario, Marte sta viaggiando veramente veloce, era partito dalla bilancia, ha attraversato tutto lo scorpione, proprio queste serie è in congiunzione con la stella Antares, per dare vita al dualismo a Antares e Ares, e poi andrà nel Sagittario dove sarà in congiunzione con la Luna. Quindi la Luna sarà sopra a Marte. Questo è per quanto riguarda il cielo del mese quindi io posso rimettermi seduto senza cambiare eh, scenario stavolta ho fatto un po prima e leggo qualche, leggo qualche eh, messaggio chi vuole telefonare chi vuole chiamare su skype la linea è aperta quindi per gli amici di astra eh, c'è Lorenzo che eh, si occupa di questa, di questa parte, invece gli amici di Astronomiamo hanno il tasto call lì sopra e possono chiamare e magari fare qualche osservazione in diretta, possono non insultarmi, eh, possono fare domande e cerchiamo di rispondere. Tanto voi avete il tasto per chiamare, per domande facili, e io ho il tasto per bannarvi, per domande difficili. Quindi so che le mie parole vi giungono dopo 40 secondi. Siamo andati veramente in là questa volta con, uh, con l'orario, senza, senza problemi, sarebbe stato molto meglio. E vediamo se ci sono domande. Io aspetto un po'. Vi posso parlare di quello che, che faremo in questi giorni: ci, ci sentiremo con il consiglio di, di Astronomiamo e fisseremo quali sono le, le prossime attività. Quindi decideremo le attività per il 2014-2015. Abbiamo già detto che ci saranno altre serate: alcune si occuperanno di astronautica, altre di eh, fotografia con reflex. A, con reflex e cavalletto a oggetti del, quindi al cielo, e quindi già che ci sono vi faccio anche vedere che abbiamo un altro punto di ritrovo, eh, lo metto qua, e che è questo... Mm, questo. Abbiamo creato una utenza, perché abbiamo creato una utenza? Perché eh, è più facilmente gestibile, una pagina non ci permette di fare nulla, quindi eh, chi vorrà ci potrà contattare e ci potrà chiedere l'amicizia cercando l'utenza astronomiamo Ascult, che sarebbe associazione culturale. Se mettiamo associazione non c'è modo di registrarsi perché le associazioni non sono previste da Facebook, è previsto il profilo per chi maltratta gli animali. O è... O peggio, ma eh, le associazioni non possono crearsi per ruolo Quindi c'è questo modo di evitare. Eh, noi chiam ci chiamiamo Astronomiamo Associazione Culturale. Quindi chi vuole ci può contattare là, perché comunque cercheremo di usare più questa pagina che è sicuramente più facilmente eh, gestibile. Ehm, un attimo, cerco Tante cose da ricordare Pronto? Sì, ciao Lorenzo Ehi, Abbiamo ciao. in linea Lorenzo Rota Di Astra Va bene, allora da noi non ci sono Non ci sono domande però tu hai chiamato lo stesso perché, niente, volevo farvi gli auguri sia a te, neo Presidente, sia al consiglio direttivo, gli auguri da parte mia e da parte di, di Astra per un buon inizio e una buona continuazione. Deci grazie, a... grazie mille Lorenzo, grazie, grazie. E, sicuramente avremo modo di collaborare perché penso che anche i più eh, irriducibili avranno capito che siamo due entità. Eh, perfettamente complementari quindi una collaborazione è sicuramente necessaria tra noi quindi, eh... io, io ti dico sempre che siamo fratelli gemelli no quindi <ride> Beh, so più alto di te eh? sì, Sì, sei più alto come vuoi <ride> <No. ride> va bene grazie mille Lorenzo va bene grazie a te okay. ciao buona ciao. serata a tutti ciao grazie Bene, se ci sono altre domande, eh, noi mh, siamo qui pronti a rispondere. Eh, per chiamare è facile, basta cliccare sul tasto call, altrimenti, eh, altrimenti penso che siamo arrivati alla fine di questa serata. Del resto, sono anche le 11.10 e 10, eh, quasi. Quindi aspetto ancora un po'. Quindi diciamo, aspettiamo le vostre richieste di amicizia. È brutto dirlo perché sembra che stiamo qui a deusinare chissà cosa, ma in realtà eh, ci serve per fare divulgazione. Ovviamente i social network al giorno d'oggi sono uno dei canali principali, anche se la nostra attività è mm, meglio gestita ovviamente dal, dal sito. E, quindi se non ci sono altre domande io la, la chiudo qui. Abbiamo parlato a un picco di 70 persone se non vado errato quindi ci ridiamo abbastanza eh, soddisfatti e sicuramente cresceremo con l'andare del, del tempo nella mia astronave quindi eh, ringrazio tutti per la partecipazione ci dispiace per i guasti i problemi tecnici, ma sicuramente la prossima volta andrà meglio, questa è stata esperienza. Quindi vi lascio, eh, vi ricordo che a, a metà mese ci sarà la puntata di Astrofotografiamo con Mauro, Mauro Di Lorenzo e l'Astro Editing eh, Online. E un appuntamento al prossimo mese con me, quindi a fine mese con la prossima puntata di Occhi al Cielo. Grazie e arrivederci alla prossima.